Siamo in diretta da questo momento, ci troviamo nella Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma. Leggiamo la parola del Signore, Libro degli Atti, capitolo 26, dal versetto 1. Dice così la parola del Signore. E Agrippa disse a Paolo: ti è permesso parlare a tua difesa. Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi reputo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fin dal principio, trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono rendere testimonianza, che, secondo la più rigida setta della nostra religione, sono vissuto fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, dalla quale promessa le nostre 12 tribù, che servono con fervore a Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei, perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risuscita i morti? Quanto a me, avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù di Nazaret, il Nazareno, e infatti feci questo a Gerusalemme e, avutane facoltà dai capi sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi e quanto erano messi a morte io davo il mio voto e spesso per tutte le sinagoghe punendoli li costringevo a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose, andavo a Damasco con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per strada, a mezzogiorno, una luce dal cielo, più risplendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e a coloro che viaggiavano con me. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. E io dissi: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per stabilirti ministro e testimone delle cose che hai visto e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disobbediente alla visione celeste, ma prima quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e i gentili, ho annunciato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Il versetto 19 dice: perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. La visione celeste. L'apostolo Paolo, trovandosi davanti al re Agrippa, dichiarò pubblicamente, testimoniò con fede, con coraggio, che lui aveva creduto in Cristo Gesù e voleva
continuare ad essere ubbidiente a qualsiasi costo alla visione celeste. Ma di quale visione stiamo parlando? È importante, perché la visione della Chiesa, dei credenti, dei redenti, dei figli di Dio, di coloro che onorano il Signore, che lo seguono. La visione. Non si parla di visioni. Nella Bibbia si parla spesso di visioni. Le visioni sono una cosa, la visione celeste è un'altra cosa. Sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo la sua lettera ai Corinzi, dice: noi non camminiamo per visione, noi camminiamo per fede e non per visioni. Noi camminiamo per fede, non per visioni, perché camminiamo per fede secondo la visione che la Chiesa di Cristo Gesù ha. Sapete, non ci sono tante visioni, c'è una sola visione che la Chiesa di Cristo Gesù ha, ed è la visione di Cristo, è la visione della parola, è la visione che la grazia di Dio ci fa realizzare nella nostra vita e per la nostra vita. Vi anticipo una cosa in diretta. Dio volendo, venerdì 15 dicembre, fra meno di 3 settimane, sarà in mezzo a noi il fratello Salvatore Cosumano, membro del Consiglio Generale delle Chiese, delle Assemblee di Dio in Italia, e terrà uno studio biblico dal titolo La visione della Chiesa. La visione della Chiesa. E Dio sia lodato per questa visione meravigliosa, gloriosa che noi abbiamo. La visione è celeste. Infatti l'Apostolo Paolo dice: io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Notate, si parla di una visione celeste, quindi divina, soprannaturale, che non è l'elaborato di un uomo, di teologi, di religiosi, è la visione data dalla rivelazione divina. Sapete, se noi facciamo dei ragionamenti, cerchiamo delle cose che ci accomunano, facciamo dei discorsi per trovare un pensiero unico sulle questioni, anche quelle più importanti, rischiamo di avere poi tante visioni, tanti modi di pensare, di ragionare, ma non è questo che riguarda la Chiesa di Cristo Gesù, perché noi abbiamo un solo modo di sentire, un solo modo di pensare, perché abbiamo lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E abbiamo, dice ancora l'Apostolo Paolo, vi sto citando versetti che l'Apostolo Paolo ha scritto per ispirazione dello Spirito Santo, abbiamo la mente di Cristo. Quindi abbiamo un'unica visione, quella celeste, quella che Dio ha dato alla Chiesa di Cristo Gesù il Signore, che ha dato a tutti i redenti, i credenti, al momento della salvezza, e perché sono in comunione con Dio. È una visione celeste, è una visione che determinerà la qualità della nostra vita in misura di come noi ubbidiamo ad essa. La visione è data, è chiara, è una, è per la Chiesa, è per i credenti, perché gli altri, dice ancora l'Apostolo Paolo, sembra fatta apposta, ma sto citando soltanto versetti dell'Apostolo Paolo, affermazioni dell'Apostolo Paolo, il nemico ha accecato le menti. Non hanno una visione, hanno una mente accecata dal peccato, dal male, dall'egoismo. Noi invece abbiamo, proprio la mente di Cristo, una visione. Però ciò che determina la benedizione della visione è la nostra obbedienza alla visione. E allora vorrei fare, con l'aiuto del Signore, 3 considerazioni sulla
visione celeste alla quale l'Apostolo Paolo, con fede, come dicevo, dichiarò di essere stato ubbidiente e rimase ubbidiente fino alla fine. La visione è data dalla parola di Dio. La visione è Cristo Gesù il Signore. La visione ci porta ad agire secondo quella che è la volontà di Dio, annunciare l'Evangelo. Alzate gli occhi, guardate le campagne, sono già pronte per essere mietute. Questa è la visione. Innanzitutto la visione ci viene dalla parola di Dio. Poco fa dicevo, non è il frutto dei nostri ragionamenti umani o dell'elaborato umano. È una rivelazione. L'Apostolo Paolo qui, prima di affermare io non sono stato re Agrippa disubbidiente alla celeste visione, parla del momento nel quale ha avuto la rivelazione di questa visione. Eppure l'Apostolo Paolo conosceva benissimo la legge, conosceva benissimo l'Antico Testamento, molto molto meglio e di più di tanti rabbini. Conosceva benissimo, ma non conosceva Gesù. Sapete, una cosa è conoscere la Bibbia, una cosa è conoscere il Gesù presentato dalla Bibbia, il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Perché la parola di Dio, fratelli e sorelle, ha un solo soggetto, Cristo Gesù il Signore, presenta una sola opera, quella di Cristo Gesù. Alleluia! È una rivelazione. E Gesù dice, non a caso, Dio ha nascosto queste cose, le ha nascoste ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. È una rivelazione, è la rivelazione della parola di Dio. Gloria al Signore per la sua parola. Vuoi conoscere Gesù ed avere anche tu questa meravigliosa visione alla quale potrai poi ubbidire e seguire tutti i giorni della tua vita fino ad arrivare in cielo nella gloria eterna? Allora rivolgiti alla Scrittura, alla Bibbia, all'ispirata parola di Dio, perché attraverso di essa e soltanto per mezzo della Scrittura Dio parla. Dio si rivela, Dio presenta Gesù, Dio attraverso la sua parola presenta l'opera meravigliosa di Cristo, fa meraviglie, produce quell'opera di rigenerazione, di santificazione, di consacrazione, affinché questa visione possa essere sempre chiara, nitida per i credenti che si rivolgono alla parola di Dio. Fratelli, sorelle, la nostra visione rimarrà chiara, ben impressa, evidente, limpida, nitida davanti a noi in misura di come noi continuiamo a guardare ben addentro nella parola del Signore. Alleluia! Noi vediamo ciò che il Signore Gesù ci rivela rivolgendoci alla parola, non per leggerla con la mente, ma ritenendola nel cuore, in un cuore buono e onesto. Benedetta parola del Signore, dice l'Apostolo Paolo infatti al versetto 6, e ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai padri. La speranza della promessa è la parola. Alleluia! L'Apostolo Paolo, avendo una visione chiara, la visione chiara davanti a lui, ed essendo ubbidiente alla celeste visione, come abbiamo letto, e come possiamo seguire della sua vita, è stato lo strumento usato dallo Spirito Santo per scrivere buona parte del Nuovo Testamento. Gloria a Dio! Dio sia lodato per la sua parola. La Scrittura è ispirata dallo Spirito Santo.
La Bibbia, composta da 66 libri, è stata scritta da circa 40 scrittori, in un arco di tempo di circa 1600 anni. Ma l'autore è uno, è lo Spirito Santo, il quale ha guidato gli scrittori sacri a scrivere verità divine senza errori. Dio sia lodato per la sua parola, la quale è giunta a noi senza errori, come Dio ha voluto. Egli l'ha conservata, egli l'ha protetta. Alleluia, gloria a Dio per la sua parola ispirata. La parola di Dio è la rivelazione di Dio. Vuoi conoscere Dio? Vuoi realizzare l'opera di Gesù nella tua vita? Desideri comprendere la volontà del Signore? Desideri realizzare le opere potenti di Dio nella tua vita, per la tua vita? Desideri fare in ogni cosa ciò che piace a Dio, ciò che produce onore al Signore, benedizione nella tua via, nella tua vita? Hai il mezzo, la parola, essa ti guida, opera. Dio sia lodato per la parola di Dio. Sapete cosa leggiamo nel libro degli Atti? Qualcosa di straordinario. Quando la parola veniva annunciata, veniva predicata, veniva presentata, che era al centro di ogni culto. La parola di Dio è al centro, fratelli e sorelle. Non è un uomo, non è quello che l'uomo fa, non è quello che l'uomo organizza, non è quello che l'uomo dispone. Quello è tutto umano, non ha nulla a che vedere con la visione celeste, divina. È la parola, la nostra guida, la nostra regola di fede, di condotta, è il nostro cibo, è la nostra forza, è la nostra benedizione. Gloria a Dio per la sua parola. Ed è scritto, dicevo, nel libro degli Atti, un versetto che a me piace tantissimo: e la parola di Dio era glorificata. La parola di Dio glorificata, perché non è parola di uomini, dice Paolo ai Tessalonicesi, è la parola di Dio, e voi la riceveste per quella che è, la quale, essendo parola di Dio e non parola di uomini, opera in voi efficacemente, dandovi una visione. E sempre l'Apostolo Paolo ai Romani, lo stiamo studiando alla scuola domenicale, quest'anno nella classe degli adulti, anno 2023-2024, ci stiamo soffermando su una sola espressione di Atti, di Romani 1,16. L'Evangelo è la potenza di Dio. L'Evangelo è la potenza di Dio, perché rende chiara questa visione che la Chiesa di Cristo Gesù ha. La visione è data dalla parola di Dio. Chi non si poggia e non basa la propria vita, la propria fede, soltanto sulla parola di Dio, non avrà questa visione. Non avrà questa visione, avrà una propria visione. Sapete, chi ha una visione propria, personale, se ne verrà con la frase: ognuno di noi può avere, deve avere la propria visione. È un paravento, non è così che funziona. Tu non devi avere la tua visione, io non posso avere la mia visione. Io e tu, se facciamo parte della Chiesa di Cristo, abbiamo la sua visione, che non è nostra. Sarebbe troppo comodo dire ognuno ha la sua visione, io devo avere la mia visione. È un paravento che non regge davanti a Dio. Qualcuno dirà: vabbè, ma Dio è elastico. No, Dio ha le idee chiare e la sua volontà è ben rivelata e chiara, la sua parola non lascia dubbi, perché noi possiamo seguire le orme di Cristo e ritrovarci in cielo. Fratelli, io mi permetto di dire, non per voi perché forse vi offenderei, lo dico per me: se io seguo la mia visione, non so se in cielo arriverò. Se tu vuoi arrivare in cielo, devi seguire la visione di Cristo, la celeste visione, la celeste visione, alleluia.
E ancora la visione di Cristo, quella che è l'opera di Cristo. L'opera di Cristo non è un'opera incompleta, è un'opera completa. E l'opera di Cristo si divide in tre fasi. Non ci soffermiamo su una delle tre, perché le tre fasi sono complementari. Morte, risurrezione, ascensione alla destra del Padre. Morte. Gesù è morto, dice l'Apostolo Paolo, per i nostri peccati. Dice ancora l'Apostolo Paolo, Gesù è risorto per la nostra giustificazione. E dice ancora l'Apostolo Paolo, Gesù vive ed è alla destra del Padre e intercede per noi. Gesù è qui, è in mezzo a noi. Ce l'hai questa visione? Alcuni hanno soltanto la visione di un Gesù pendente sulla croce, morente, morto lì sulla croce. E allora riguardano al quello che viene chiamato il crocifisso. Poi ci sono quelli che vanno un po' oltre, non vedono un Cristo nella loro visione crocifisso e quindi non hanno il crocifisso, cioè una croce con sopra una statua rappresentante Cristo. Hanno soltanto una croce rappresentante Cristo, Cristo risorto. Ma io voglio andare oltre. Non ho bisogno di un crocifisso, non ho bisogno di una croce che rappresenti Cristo risorto, perché Cristo Gesù è qui. È qui, quindi egli è vivente, non mi serve il crocifisso. Egli è risorto ed è in mezzo a noi e non mi serve neanche una croce che lo rappresenti, alleluia. Gloria a Dio. Chi di noi si metterebbe a guardare una fotografia se ha la persona amata di fronte? Chi di noi parlerebbe a una fotografia, ammirerebbe una fotografia se ha una persona di fronte? Nessuno, nessuno, io non ho bisogno di un crocifisso, non ho bisogno di una croce, io ringrazio Dio per Gesù, lo vedi Gesù in mezzo a noi? Lo vedi che Gesù è qui, alleluia? Cioè, ma io non lo vedo con questi occhi, ma siccome Gesù è glorioso, siccome Gesù è risorto, siccome Gesù è Dio, è Spirito, lo devi vedere con gli occhi illuminati. L'Apostolo Paolo dice, ispirato dallo Spirito Santo, affinché il Signore illumini gli occhi del vostro cuore. E il Signore ha illuminato gli occhi del nostro cuore. Perché? Per vedere quello che succede nel mondo? Ma lo vediamo già cosa succede nel mondo con questi occhi. Per vedere la bellezza, le qualità della nostra vita? Ma cosa c'è di buono e di così eccezionale nella nostra vita? Di guardare gli altri per poi aspettarci qualcosa da loro? No! Se il Signore illumina gli occhi del nostro cuore ed è un'opera che fa Dio per la parola con l'azione dello Spirito Santo affinché, dice l'Apostolo Paolo, Cristo sia ritratto al vivo. Ritratto al vivo, non ritratto al morto. Ritratto al vivo, affinché noi possiamo avere la visione. Questa è la visione. Non abbiamo la stessa visione? Dopo quello che vi ho detto, quanti questa mattina vedono Cristo da un punto di vista spirituale? Vediamo un po'. Vedete che abbiamo la stessa visione? Abbiamo la stessa visione, Gesù, il glorioso, il meraviglioso, il vivente, il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro amico, il nostro buon pastore, il nostro consigliere. Alleluia! E se la visione di Cristo Gesù che la Chiesa ha è così bella, è così appagante, è così gratificante, ma come sarà quando i nostri occhi
occhi lo vedranno. Quando saremo alla sua presenza, non ci sarà una visione. La visione ci serve sulla terra. Ci serve sulla terra. Alleluia. Poi non ci serve più la visione, perché saremo al suo cospetto, saremo alla sua presenza, saremo davanti al trono dell'agnello. La visione data dalla parola di Dio, la visione di Cristo Gesù, morto, risorto, vivente, e infine la visione della volontà di Dio per la nostra vita. Qual è la volontà di Dio? Pensate, la volontà di Dio è preziosa, è grande, è ampia. Parlare della volontà di Dio in 5 minuti è impossibile. Però possiamo racchiudere la volontà di Dio con una semplice frase. La visione della volontà di Dio consiste nel vedere per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù, secondo la rivelazione della parola di Dio, ciò che Gesù vede. Cosa vede Gesù? Io vedo queste pecore, questa folla, erano più di 10.000 persone, come pecore senza pastore. E se non hai questa visione, quella di Cristo, Gesù ti dice personalmente: alzate gli occhi e guardate come le campagne sono pronte per essere mietute. Fratelli, sorelle, ma per quale motivo Gesù, dopo quello che abbiamo considerato della parola, ci tiene ancora sulla terra? Ma per quale motivo? Qual è lo scopo della tua vita sulla terra, tu che hai conosciuto Gesù? Tu che hai realizzato la salvezza in Cristo? Tu che hai la certezza della vita eterna? Qual è lo scopo della tua vita? Non è forse uno solo? Testimoniare a chi ancora non conosce di Gesù, chi è Gesù, affinché come Gesù ha salvato noi possa salvare anche gli altri. Chi ha incontrato il Signore Gesù ha la visione che aveva il cieco guarito nella sua teologia, molto elementare, ma lui aveva una teologia biblica, semplice se vogliamo. Una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. Ora ci vedo. Gesù dirà a coloro che non credevano in lui, a differenza di questo non vedente: il vostro peccato rimane perché voi non credete in me. Allora noi, fratelli e sorelle, dobbiamo avere la visione di Cristo, che è quella di andare, è quella di testimoniare. Non importa dove siamo, possiamo essere per strada, possiamo essere al supermercato, possiamo essere dal benzinaio, possiamo essere sul posto di lavoro, possiamo essere tra parenti, possiamo essere sul letto di un ospedale. Noi vogliamo testimoniare di Gesù perché gli altri possano vedere Gesù. Isaia, fatte le dovute considerazioni che siamo nell'Antico Testamento, a un certo punto ebbe la visione. Prima di tutto vide la gloria di Dio. Nell'anno, era un tempo molto difficile, della morte del re Uzia. Venendo a mancare il re Uzia, era venuto a mancare un punto di riferimento determinante per Giuda. Isaia aveva già iniziato il suo ministero profetico, non è iniziato lì, nel capitolo 6 che vi sto citando, è iniziato nel capitolo 1 di Isaia. Ma poi era venuto a mancare un punto di riferimento umano. E Dio gli diede la visione. Prima di tutto vide la gloria di Dio, la sua maestà, conosciamo. Gli angeli
È l'unica volta che viene citato per ben 3 volte di fila un attributo di Dio. Santo, 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 dicono gli angeli che di santità di Dio se ne intendono. Quando vide questo, vide se stesso. Prima vide Dio, la gloria di Dio, poi se stesso. Io sono perduto, io non ho speranza. Ma il Signore intervenne, operò. E dopo che vide il Signore, dopo che vide se stesso, vide quella che era la volontà di Dio. Chi manderemo? Chi andrà per noi? E io risposi, eccomi, manda me, manda me. Fratelli e sorelle, non bisogna essere dei teologi, non bisogna essere convertiti da 40 anni, non bisogna conoscere la Bibbia a memoria per andare e testimoniare di Gesù, bisogna avere la visione. Ce l'hai questa visione? Quale visione? Ve la torno a citare. Alzate gli occhi! Alzate gli occhi, le campagne, voi dite che mancano ancora 4 mesi, ma non è così. Le campagne sono pronte per essere mietute. E l'Apostolo Paolo, dopo che, è ancora lui, nel capitolo 1 di Romani dice l'Evangelo è la potenza di Dio, dice anche io sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete a Roma. Io so che l'Evangelo è la potenza di Dio, io sono pronto. E quando l'Apostolo Paolo disse a Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, è perché ai Filippesi aveva potuto dichiarare, io so in chi ho creduto. Io so in chi ho creduto, io ho le idee chiare. Il credente ha le idee chiare su chi è Gesù, su quello che la Bibbia dice, su quella che è la volontà di Dio, su quello che il Signore ha fatto nella sua vita, su quello che il Signore gli chiede, ha le idee chiare, perché ha una visione chiara, ha la visione. Hai questa visione? Se ancora non hai la visione di Cristo Gesù il Signore vivente, questa mattina sappi che Gesù è morto per te, è risorto per la tua giustificazione e vuole vivere nel tuo cuore affinché tu possa vivere insieme a Lui qui sulla terra una vita esuberante nel cielo insieme a Lui per l'eternità. Questa è la visione della Chiesa di Cristo Gesù. Alziamoci, cari.